L'avete mai notata questa lapide all'inizio delle 13 discese di Sant'Antonio Posillipo? Lo sapete cosa sono e quando furono costruite queste rampe? Ma partiamo dall'inizio. La chiesa di Sant'Antonio Posillipo è stata fondata nel 1642, in quei tempi il posto dove nacque questa chiesa era scarsamente urbanizzato. C'erano quattro villaggi rurali collegati con la zona di Mergellina da un'antica strada greco-romana. Dal 1900 in poi la chiesa andrà assumendo sempre maggiore importanza anche grazie al nuovo assetto urbanistico della zona. La costruzione del piazzale antistante la chiesa è degli anni 60. È da qui che si può ammirare un panorama incantevole, è da qui che viene ricavata la più famosa cartolina di Napoli. Davanti a questo panorama stupendo del golfo, le coppie si scambiano i baci e si giurano amore eterno. Chi vuole andare da Mergellina a Sant'Antonio può farlo salendo per quella che attualmente vengono chiamate le 13 rampe di Sant'Antonio a Posillipo, sconosciute ai turisti, ma famosissime tra i cittadini. Queste rampe per i napoletani sono note come le 13 discese. Anche perché sono a senso unico e con la macchina si possono solo scendere, per salirle occorre andare a piedi. Queste 13 discese le abbiamo viste più volte in alcuni spot pubblicitari o in film. In Piedone lo Sbirro, ad esempio, su queste rampe viene girata la scena dell'inseguimento di O'Barone da parte di Bud Spencer. Ma qual è la storia di questo percorso alternativo così particolare? Le rampe prendono il nome dalla chiesa santuario del luogo, dedicata proprio a Sant'Antonio. Le rampe sono fatte di strade strette e curve a gomito. Sono una messa alla prova perfetta anche per guidatori provetti. La loro costruzione avvenne durante il viceregno spagnolo, per volontà del viceré Ramiro de Guzmán, duca di Medina, in modo da facilitare il percorso dei pellegrini che volevano raggiungere il santuario. Il viceré fece poi incidere su una lapide, scritta in latino, le motivazioni che lo portarono a prendere tale decisione. Tale lapide è ben visibile all'inizio della prima rampa partendo da Mergellina.